Accanto Pierre Gorgione, partecipato fino al pieno al posto, però grande la tua stazione, anche tu sei uno che sorride e quindi sei contento. Qualche settimana fa ha chiamato Valda e ha detto che non è stato più sulle ragazze. No, no, no. Devo andare. Ma metto dopo, dopo consumo dopo. Avversari sono tutti amici, quindi. No, no. Non potevo dirgli di no e sono tornato a casa. Mi tiro un po' scettico perché non ho mai fatto una gara così, ho detto ma vediamo. Sinceramente non avevo proprio idea, però è andato benissimo. Ho lasciato vincere il Valda con giro a casa, visto così. Guarda, tu girati come se stessi parlando con Fabietto Mazzana, ti metti lì, fai finta di niente, che tenero. Stavi dicendo? No, dai, scherzi a parte. Perché io più di così no, ma sei un vecchio culo davvero, allora è andato male, avevi detto che adesso qua no, ma forse andiamo lì sul bordo a ripeterlo. Forse il terzo, vieni qua che facciamo le volanti, stai aggiungendo. No, dicevo che Cesare Maestri per gli amici Cesaretto, perché è l'ultimo arrivato nel gruppo della nazionale di corsa in montagna, e allora è più piccolo, come 7 anni e cucciolo. E dico, meno male che è arrivato Alex, che ha fermato il pugno di Cesare. No, che era troppo forte il ragazzo, non ha più rispetto per i vecchi e c'era sempre la sul muso. Oggi il padrone di casa si è fatto valere e... No, dai, fammi le domande tu. Vabbè, il numero di telefono. Qualcuno qua che l'ha chiesto, magari, che domanda, come è andata la gara, dai, come terza posizione per andare per Teisce, come è andata? Facciamo scherzi a parte. No, dai, sono contento, fate gli scherzi. Adesso fa lo scuola. Siamo tutti amici, scherziamo, e magari la gente non capisce tanto, ma è tutta una bufala. Però, no, lo so, però dico, noi ci conosciamo talmente bene che ci prendiamo in giro. No, perché sì, lo sport è duro, ma c'è tanta amicizia tra di noi, e devo fare complimenti a Alex e a tutto lo staff che ha avuto l'idea di organizzare questa gara, perché è una fucilata, nel senso che è una faticaccia incredibile, però è bellissimo. Cioè, la bellezza di questa gara è direttamente proporzionale alla fatica che si fa. E quindi che hai vinto primo, secondo e terzo. Spero che questo sarà l'inizio di tante edizioni. Io spero di tornare e sono contento di essere tornato sul podio. C'è del quarto. Era un po' che mi mancava il podio individuale. Buona festa a tutti adesso, grazie. Si conclude con questo terzetto la prima edizione della 535 Dota. Io tengo le chiavi perché sono leggermente emozionato, preferisco così. L'abbiamo sudata, voluto organizzare. È un onore aver organizzato questa gara e aver portato a termine questo. Senza però l'apporto di tutti non ce l'avremmo mai fatta. Dal primo omino che ha sistemato i sentieri all'ultimo che sta sempre la pasta, hanno lavorato tutti, ognuno ha messo del proprio. Ha messo del proprio anche tanto cuore, tanta gente che è venuta, non è una pietra, ad assistere, a fare le foto, a preparare le storie, a correre, chi va al corso e si è iscritto, chi è di famiglia, chi è venuto per il tipo, chi perché le foto, di corso in montagna, devi essere, però loro non fanno sciarpismo, non fanno sciarpismo, ma sono forte del pozzo, per correre in montagna 20 km o 30 devi essere iscritto. Comunicazione di servizio, ci spostiamo in zona pasta party.